Tagliamo il nastro! È stata inaugurata sabato pomeriggio a Fano la nuova variante per il pattinaggio di velocità in linea, progettata e ricavata all'interno del circuito ciclistico Marconi, nella zona della Trave. Una pista di 290 metri che soddisfa le richieste degli appassionati e dei professionisti che praticano questo sport fatto di equilibrio, agilità, coordinazione e tanto allenamento. Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il presidente della Toronski Center, l'unica scuola di pattinaggio di velocità della provincia pesarese, che ha espresso grande soddisfazione per l'opera realizzata. Oggi è un giorno che aspettavamo da anni, e infatti sono particolarmente tra l'euforico e l'emozionato, perché abbiamo e stiamo inaugurando questa variante all'interno del circuito ciclistico Marconi, che ha delle caratteristiche che sono molto molto vicine a quelle che sono le impiantistiche nate per il pattinaggio di velocità inline. 290 metri di circuito, consideriamo che a livello internazionale le gare già su un 350 metri si possono fare grandi gare, grandi eventi internazionali. Uno su tutti, il recente mondiale che abbiamo avuto in Italia, è stato fatto su un circuito di poco più di 300 metri. Quindi di fatto 290 metri con curve tecniche che si inserisce in un contesto proprio sinergico con l'impiantistica e il territorio circostante è veramente, come dicono gli altri, tanta roba. Un grande momento di crescita per il pattinaggio di velocità sul territorio, per un circuito che rispecchia le esigenze della disciplina sportiva grazie al consenso offerto dall'associazione Fano Più Sport. Sicuramente è lo spirito della società che è aperta a tutti gli sport e a tutte le società sportive che vogliono e hanno voglia di far sport ai ragazzi sia di Fano che dell'entroterra che dei dintorni. Quindi questa iniziativa che hanno chiesto e ottenuto anche da noi con il nostro consenso, ma era quasi scontato, quindi siamo contenti di questa iniziativa e siamo felici che si possa comunque ravvivare anche il circuito Marconi. Uno sport sempre più praticato che genera benessere psicofisico, unisce i giovani di ogni età e diventa palestra di vita. L'obiettivo è far crescere il pattinaggio di velocità in linea nel territorio Pesaro Urbino, della provincia di Pesaro Urbino. Non dimentichiamo che questo circuito in questo momento è l'unico tracciato della provincia di Pesaro Urbino che ha delle caratteristiche tecniche riconducibili e fruibili per la nostra disciplina. Quindi l'obiettivo, ora che abbiamo l'impiantistica, che tutto il territorio si sta muovendo, Fano è arrivato per primo, è quello di far crescere con i valori della scuola sportiva il pattinaggio di velocità. A tal proposito voleva fare anche dei ringraziamenti. Assolutamente sì, queste iniziative non sono possibili se c'è il famoso detto del one man show. Ormai non si arriva più da nessuna parte con questo tipo di idea. C'è una concertazione che va avanti da anni, l'amministrazione ha appoggiato la progettualità, l'idea, addirittura c'è stato anche uno scambio di progetti tra la nostra Federazione Italiana Sport Ortellistici e l'amministrazione fanese, che ha creduto, ha valutato, ha ritenuto il movimento, le famiglie meritevoli di questa opportunità e oggi siamo qui a raccontarlo. Testimonial d'eccezione dell'evento fra i vari atleti Elia Fasolo, veneto, vice campione mondiale della categoria junior. È una bellissima opportunità, è un bellissimo circuito e adesso con questa variante che è stata fatta abbiamo l'occasione di pattinare qua e è molto più gestibile e andiamo molto meglio a livello cronometrico a prendere i riferimenti, gli intervalli di tempo e ad allenarci qua tutti insieme. Abbiamo un punto di riferimento qua a Fano ed è una bellissima cosa questo.